del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa celebrazione con la quale vogliamo ringraziare il Signore, Signore della vita, il Signore della storia, per l'aiuto che ci ha dato e accomunare la città intera, la comunità intera napoletana. In questo ringraziamento vuole essere anche un segno di speranza per il futuro, perché libero questo futuro da tutte le tenebre, da tutti i mali, possa riprendersi quella vita, quella normalità di vita che per noi è essenziale per dare una testimonianza della nostra volontà di vivere con generosità la missione che il Signore ci ha assegnato per rendere più degna la nostra partecipazione a questa divina Eucaristia. Con umiltà chiediamo al Signore di perdonare le nostre mancanze. Sindaco, il Cardinale Sepe celebra una messa di ringraziamento per tutto quello che abbiamo alle spalle e prima ha detto i napoletani hanno dato prova di saper rispettare le regole in materia in maniera seria e rispettosa. Beh, noi oggi dobbiamo ringraziare soprattutto i medici, gli infermieri, il personale sanitario e certo la città di Napoli, i napoletani che hanno avuto un comportamento esemplare, i fatti lo dimostrano, quindi i protagonisti migliori di questa pagina così triste sono i medici, gli infermieri, i napoletani e tutte le persone che si sono impegnate per cercare di salvaguardare la città da un punto di vista sanitario e adesso per ripartire da un punto di vista sociale ed economico e del lavoro.